Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi sono contento perché parleremo di un tema a me caro. Il tema di oggi è un tema importante perché molti orologi di fascia medio-medio-bassa utilizzano questi calibri che sono un punto di arrivo per chi vuole possedere un orologio svizzero affidabile e di prestigio. Questi orologi vanno da una fascia di prezzo dai 600 euro fino ai 2500 euro. Partiamo da ETA 28-24-2, che è il calibro più popolare e amato, spesso usato come calibro di fornitura per molte case di orologi. L'ETA nasce negli anni 50 dalla suddivisione della casa di orologi Eterna, per poi essere assorbita negli anni 80 dallo Swatch Group. L'altro calibro che andremo a presentare nasce nel 2013 ed è il Powermatic 80 con la sigla C07.111. Poi successivamente sviluppa altri due gradi di calibro che sono il 611 e l'811. Il C07 o Powermatic 80 non è nient'altro che l'evoluzione dell'ETA 28-24. Entrambi sono prodotti da ETA, ma nonostante fosse l'evoluzione, questo calibro non ha mai convinto. E adesso andiamo a vedere le differenze tra questi due calibri, che sono principalmente tre. La prima differenza è la riserva di carica. Per quanto riguarda l'ETA 28-24, ha una riserva di 38 ore, che è un buon compromesso per le caratteristiche di questo calibro entry level super collaudato. Per quanto riguarda il Powermatic, la riserva di carica è più che raddoppiata, conferendo 80 ore. Questo è un vero cambiamento perché il nuovo calibro vuole essere all'avanguardia con le esigenze moderne dei nuovi orologi, con una riserva di carica maggiorata. E qui subentra il secondo punto. Il Powermatic, per garantire una riserva di carica raddoppiata rispetto al 28-24, deve sacrificare le alternanze orarie, che diventano 21.600 rispetto alle 28.8 del 28-24. Il bilanciere oscilla 6 volte al secondo invece che 8. La molla di carica, essendo più sottile, è meno elastica e sviluppa meno forza, ma questa caratteristica gli permette di essere più lunga all'interno del bariletto, con una riserva di carica più ampia. Quindi il Powermatic 80 guadagna nella riserva di carica, ma perde nelle alternanze del bilanciere, che poi si ripercuote anche sugli scatti della lancetta dei secondi, rendendola meno fluida. L'abbassamento delle alternanze ne diminuisce anche un po' la precisione. Un bilanciere che oscilla 8 volte al secondo ha un potere di regolazione superiore rispetto a un bilanciere che oscilla 6 volte al secondo e quindi teoricamente più preciso. Ma ad aumentare la precisione nel calibro Powermatic è il terzo punto: la spirale libera Breguet. Questa soluzione viene adottata su orologi di fascia più alta come appunto Omega, Patek e Rolex. La spirale Breguet si differenzia dalla spirale piana per due motivi: per il funzionamento e la regolazione. La spirale si chiama libera perché lavora in maniera più completa, espandendosi e stringendosi più liberamente e non delimitata dalle due spinette della racchetta di regolazione come per la spirale piana, ma l'ultima spira, invece di essere bloccata, è libera. La spirale libera è concepita per funzionare con maggiore stabilità. Rimane in marcia costante anche quando la riserva di carica si sta esaurendo, a differenza di quella piana che rimane più instabile. Durante la marcia ha anche un miglior bilanciamento. Il baricentro rimane sull'asse del rubino dell'antiurto rispetto alla spirale piana che lavora con il baricentro fuori dall'asse. Questo gli permette di lavorare centrata e di non disperdere energia come nel caso della spirale piana, che lavora col baricentro fuori asse, urtando continuamente le spinette della racchetta. L'altra differenza sta nella regolazione.
Per il Powermatic la regolazione si effettua tramite le due viti nel bilanciere. Svitando e avvitando si modifica il peso aumentando o diminuendo la velocità del bilanciere. Per la spirale piana la regolazione avviene tramite la racchetta che spostandola accorcia o allunga la spirale sul punto di appoggio delle spinette che ne determinano la rigidità. Queste sono le due differenze tra i due calibri. Quindi riassumendo, il Powermatic ha meno alternanza del 28-24 ma ha il doppio della riserva di carica e la mancanza di precisione la va a colmare con la spirale libera che lavora in maniera più costante ed è più stabile in caso di scarsa riserva di carica. Sostanzialmente i due calibri hanno una precisione simile ma il Powermatic ha caratteristiche di pregio più elevate e al passo coi tempi. Con questa mossa ETA vuole discostarsi dai vari cloni di 28-24 e Sellita SV200 apparsi dopo la scadenza dei brevetti di costruzione del medesimo calibro. Infatti ETA riserva il Powermatic esclusivamente per le case orologiere della Swatch Group che sono Rado, Hamilton, Certina, Mido, Tissot, e rendendo queste marche più esclusive e di pregio. Come per il 28-24 anche il Powermatic ha tre gradi di calibri differenti. Per ETA abbiamo lo standard che stima una precisione tra più o meno 12 secondi al giorno, le laboree che sono più o meno 7 secondi al giorno e viene regolato su 3 posizioni e il grado top più o meno 4 secondi al giorno regolato su 5 posizioni. Per il Powermatic abbiamo lo C07.111 che è il calibro capostipite. Nonostante possa avere anche precisione di livello del COSC, questo calibro non mi ha mai convinto per via dei componenti high-tech, cioè l'ancora e la ruota dello scappamento sono in teflon, materiale leggero e che non necessita di lubrificazione. Perde anche i due rubini sull'ancora, quindi il calibro avrà scritto 23 gioielli invece che 25. Io preferisco una fascia di orologeria più alta e quindi arriviamo al secondo grado. Il calibro C07.611. In questo caso l'ancora dello scappamento ritorna di materiale tradizionale, in metallo, con i due rubini. Nel 2019 Swatch investe 90 milioni e crea la nuova spirale fatta in collaborazione con Audemars Piguet, in lega di titanio a magnetica per 9 decimi. Qui avviene una rivoluzione silenziosa. Questa nuova spirale potrebbe andare a sostituire il silicio. Adesso non so dire se è stata utilizzata fin da subito questa nuova spirale, però ad oggi compare e viene pubblicizzata già in diversi siti di case di orologi dello Swatch Group. Quindi il calibro 611 sbaraglia tutta la concorrenza, offrendo qualità, innovazione e prestigio, che per questa fascia di prezzo è una rivoluzione. Il terzo grado è il C07.811. Mantiene anche lui lo scappamento tradizionale in metallo e viene equipaggiato dalla spirale in silicio, una soluzione tecnica di pregio che era riservata a orologi di fascia molto più alta. Questa soluzione è adottata su orologi di fascia economica come la Tissot, dà un'opportunità a tutti gli appassionati di godere di queste innovazioni. Il silicio è un semimetallo e ha la caratteristica di ritornare sempre nella sua forma di origine, quindi è molto stabile ed è totalmente amagnetico. Per quanto riguarda l'assistenza del Powermatic, c'è la paura che non si trovino i pezzi di ricambio, ma io penso che non necessariamente bisogna mandarli alla casa madre. E per esempio il mio orologiaio ha fatto dei corsi, ha ottenuto una certificazione per poter lavorare, per diventare assistenza certificata Omega e quindi penso anche di tutto il complesso dello Swatch Group. Comunque sui siti ufficiali delle case madre offrono dei servizi di manutenzione per i propri orologi e per un orologio solo tempo le cifre si aggirano circa sui 170 euro. Quando si manda il proprio orologio alle case madri
ci potrebbe essere la possibilità che il calibro possa essere sostituito con uno nuovo oppure con uno ricondizionato. Io penso che questo accada solo nel caso in cui il calibro sia comunque veramente compromesso. Questa prassi utilizzata dallo Swatch Group permette di abbattere i costi e anche di diminuire i tempi di lavoro, in maniera da potervi spedire l'orologio nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il valore o la coevità dell'orologio, non dovete preoccuparvi, in quanto questi calibri sono standard e non necessitano, non hanno numeri seriali. Bene, io avrei concluso la puntata e ricordo inoltre di seguirmi nella pagina Instagram PW Project Watch. Se non avete Instagram, c'è la pagina Facebook, sempre PW Project Watch, per magari qualche contenuto extra oppure qualche aneddoto che racconto ogni tanto oppure dei contenuti, delle immagini nuove, no? Io ringrazio tutti per avermi seguito fino a qua e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!